Già 10 anni fa un documento inequivocabile della ASL sullo stato di insalubrità nella quale erano costretti a vivere condomini, tra cui 12 disabili, nella palazzina del comune di Pescara in via Pietro Nenni 5. In questo lungo periodo davvero poco è stato fatto. Muffa, infiltrazioni, guano dei piccioni e perfino scarichi fognari nei garage e nessun intervento da parte dell'amministrazione comunale. Situazione va rivista immediatamente, le istituzioni sanno tutto, addirittura anche a Roma sanno tutto, perché io ho fatto sapere tutto anche a Roma, eppure qui nessuno prende provvedimento. La situazione, come vedi, è di pericolosità, è sporcizia, situazioni per quanto riguarda i piccioni, le istituzioni devono prendere i soldi in tasca, e ora, o mandarci tutti via. Un'alternativa ci sarebbe, così come prospettato dall'assessorato, un trasferimento a Fontanelle, ma lì pare ci sia una situazione anche peggiore. L'assessore del Trecco vi ha comunque proposto un'alternativa, però non percorribile. Perché? Perché siamo contrari agli appartamenti fatti a Fontanelle, in quanto sappiamo che c'è, a meno che la dottoressa non ci dà un documento che attesti il contrario, di presenza di qualcosa che non va. Quindi lei ci dovrebbe dare determinate spiegazioni, ma detto questo, a Fontanelle noi non vogliamo andare. Perché anche lì c'è una situazione di degrado, presenza di amianto e quant'altro, giusto? Sì, esatto, quello intendevo prima, sì. Ci sono persone che dormono sul divano perché comunque nelle camere l'aria è irrespirabile, non si può dormire, ci sono persone che buttano i mobili ogni 6 mesi, ci sono persone che tinteggiano ogni 3-4 mesi, non è possibile più. Le famiglie di via Pietro Nenni, assistite dall'avvocato Fabrizio Piscione, ora si attendono soluzioni immediate. A breve che andiamo via, che andiamo via, che ci facciano una proposta umana in primis, perché siamo esseri umani e non siamo animali. Anche perché qui soldi per fare interventi non ce ne sono. No, secondo le istituzioni i soldi non ce ne sono, hanno fatto quel pochissimo che hanno fatto anche sbagliato, perché non è stato fatto in maniera eccellente purtroppo, e ci vogliono soldi, il condominio va svuotato, va rifatto e noi dobbiamo vivere in maniera sana. È sicura, soprattutto. Perché lei in famiglia ha anche una situazione di un figlio che sta poco bene. Sì. E quindi lo fa per suo figlio. Anche, soprattutto.